Licenziati in una notte, la scelta della multinazionale GKN sorprende e sconcerta e lascia oltre 400 famiglie senza lavoro e senza reddito. La politica si muove, davanti ai cancelli arrivano molti consiglieri regionali a portare solidarietà, a promettere impegno. E poi ci sono tutte le altre crisi o comunque le situazioni di forte rischio che puntualmente vengono richiamate nelle sedute del Consiglio regionale con mozioni, altri atti, disegneremo la mappa. Intanto neppure i numeri del virus ci lasciano tranquilli, il rialzo c'è stato ed è evidente, anche se tutti gli altri indicatori, soprattutto la pressione sugli ospedali, preoccupano meno che in passato. Come va la campagna dei vaccini? A che punto siamo? In questi giorni hanno lavorato soprattutto le commissioni alla vigilia delle ultime due sedute, prima della pausa di agosto. Tra i provvedimenti più attesi c'è quello che riguarda il patrimonio di edilizia popolare, ma si è parlato anche di geotermia e ricadute in Toscana del Recovery Plan. Torneremo anche su un argomento molto dibattuto nell'ultima seduta, la valorizzazione degli istituti di istruzione tecnica superiore nella nostra regione. La notizia arriva in redazione nel mattino di venerdì 9 luglio. La GKN, produttrice di componenti per auto, storico fornitore della Fiat e ora di FCA e Stellantis, chiude il proprio stabilimento di Campi Bisenzi e lascia senza lavoro 422 persone, avvisate peraltro in un modo scioccante con una email inviata alle rappresentanze sindacali e poi rilanciata con un messaggino sul telefono. È un fulmine a ciel sereno, un segnale che dopo la pandemia, la crisi economica e sociale diventerà la vera emergenza della Toscana e dell'intero paese. Già nella prima giornata si moltiplicano le reazioni. Il mattino dopo, in diretta a Telegram Ducato, parla il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Quello che è successo è inaccettabile, qualcosa di gravissimo che lede la dignità di 400 donne, uomini, delle loro famiglie. Il lavoro è prima di tutto dignità, ricevere una mail con cui si dice che si chiude tutto e che vengono licenziati. La voglia di delocalizzare di tante imprese è forte per andare alla ricerca di ridurre i propri costi, ma qui c'è la dignità del lavoro. Il governo deve intervenire subito, noi faremo la nostra parte. Stop ai finanziamenti di tutti verso le imprese che delocalizzano, mettiamolo come clausola a livello regionale, a livello nazionale, non si può continuare in questa maniera e noi faremo la nostra parte per essere vicini a quelle donne e a quegli uomini. Li abbiamo registrati tutti i commenti dei consiglieri, li abbiamo rilanciati nei telegiornali, molti di loro hanno visitato i lavoratori che fanno il presidio in azienda, non vogliono che i macchinari vengano spostati di lì, sono arrivati anche parlamentari italiani ed europei, il presidente Gianni, molti suoi assessori, anche i tre precedenti presidenti della regione. Giovedì c'è stato poi il tavolo di crisi alla prefettura di Firenze, ma è stato chiaramente infruttuoso. La soluzione della vertenza per ora non c'è e tutto questo a pochi giorni dallo sblocco dei licenziamenti che il governo ha autorizzato dal 1 luglio. La politica toscana però respinge il diktat dell'azienda. Loro sostengono che hanno una produzione del 30% superiore a quello che richiede il mercato. Ma questo contrasta fortemente con quello che ho potuto constatare nel momento in cui sono andato a visitare il presidio e con le cose che ci hanno detto oggi i rappresentanti sindacali che abbiamo ricevuto nell'ambito del Consiglio regionale. Lì ci sono celle nuove, ci sono macchine che stavano in fase di installazione. Quindi queste cose si fanno nel momento in cui ci sono prospettive di mercato e non possono venire oggi a dirci che installavano nuovi macchinari mentre non hanno più bisogno di produrre. Credo che le posizioni debbano rimanere quelle richieste dal sindacato e le istituzioni devono essere unite e compatte al fianco dei lavoratori. Il Partito Democratico condivide le responsabilità di governo a Roma con altre forze politiche che in Toscana invece sono all'opposizione. È chiaro che le competenze della regione nella materia specifica sono molto limitate. La regione ha una competenza in particolare in materia di formazione. Però ecco, anche questo è una nota dolente, devo dire, perché al di là dell'episodio specifico, che purtroppo è un episodio che lascia basiti, e al di là di quelle che sono le passerelle, le manifestazioni di solidarietà, io posso dire che è da mesi, da molto tempo, che noi chiediamo delle risposte o quantomeno una visione, dei punti fermi, perché la situazione è una situazione drammatica e ormai è noto che ci siano delle
come dire, delle emergenze anche sociali, socio-economiche, occupazionali. Grazie a una norma che ha voluto il Movimento 5 Stelle è possibile recuperare gli ammortizzatori sociali e gli investimenti pubblici che sono stati fatti nelle aziende che hanno questo tipo di comportamento, ma ci rendiamo conto che non è abbastanza. La normativa europea purtroppo permette di considerare gli spostamenti all'interno del perimetro europeo non come delocalizzazione, quindi di non poterli sanzionare come invece è potuto accadere. Quindi è necessario che ci si strutturi meglio per cercare di prevenire queste crisi, che è sempre la soluzione migliore. Abbiamo fatto pressioni perché fosse ritardata lo sblocco dei licenziamenti almeno fino all'autunno. Però è stato possibile farlo soltanto per alcune categorie. Quindi è necessario in questo momento vigilare e attivare tutti i meccanismi e gli strumenti che abbiamo a disposizione laddove si cominciano a ravvisare i primi segni di crisi. Questo è molto importante, l'attività che possono fare con noi sindacati. La solidarietà ai lavoratori licenziati e al territorio colpito così duramente è bipartisan e si cerca una via d'uscita. Quanto è accaduto alla GKN, una grande azienda che ha deciso dalla sera alla mattina tramite mail di mandare a casa 422 persone, è una cosa che ci ha colto non solo di sorpresa, ma che ci ha amareggiato tutti. Il Consiglio regionale dovrà farsene carico per le sue competenze e noi di Italia Viva terremo il tema sempre al centro dell'attenzione. Il trasferimento all'estero, come in molti altri casi, probabilmente è dettato dal costo non tanto del lavoro, ma dalle imposte. Cosa sulla quale noi ormai da anni stiamo lavorando affinché non ci sia soltanto una diminuzione del costo, ma un aumento della busta paga dei lavoratori dipendenti. Dobbiamo Interviene anche il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella, che elogia l'impegno del governo nell'affrontare subito la situazione e chiede un ulteriore impegno unitario per ritirare i licenziamenti. Sono in ballo 422 posti di lavoro, 422 famiglie che si stanno trovando in una situazione difficile, continua Stella. È assolutamente prioritario che le istituzioni trovino un concreto sostegno economico per queste famiglie in attesa che si concluda la trattativa. La GKN rappresenta una realtà industriale importantissima per il distretto della Piana Fiorentina ed è assolutamente prioritario sostenere la sua permanenza a Campi e la ripresa dell'attività produttiva. Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia ne aveva parlato a lungo in diretta nei nostri TG del mattino, indicando quella che secondo lui potrebbe essere una soluzione a vertenze di questo tipo. Il caso GKN è emblematico e dimostra quanto la politica abbia ormai perso il proprio potere di incidere rispetto alle grandi scelte economiche. Noi paghiamo anni e anni di governo nazionale che non ha mai voluto imporre golden share su quelli che potrebbero essere gli asset strategici del paese. Abbiamo lasciato che fondi di investimento, non imprenditori stranieri, che già sarebbe diverso, ma fondi di investimento venissero in casa nostra, comprassero le nostre aziende, le trasformassero in un mero più e meno nel proprio bilancio e di fronte a questo la politica può, come ha fatto, andare a portare la vicinanza e la solidarietà ai lavoratori, può aprire tavoli, cercare di fare da mediazione tra la proprietà e la forza lavoro, può fare tanto a livello di invito, ma pochissimo purtroppo in termini concreti. Potrebbe fare qualcosa il governo nazionale, ma non per la GKN, per il futuro. Infine, registriamo il giudizio del presidente della Giunta, Eugenio Giani, ne parla a Eliopoli, la manifestazione estiva di Calambrone che abbiamo seguito. Il problema è che purtroppo ci sarà sempre di più di gruppi finanziari che si impossessano di realtà industriali, deve essere sottoposto a una legislazione che imponga etica nel codice di comportamento e sanzioni se questo non viene rispettato, perché questi gruppi capiscono solo un linguaggio, quello del dover pagare e di dover sacrificare da un punto di vista economico alle loro scelte risorse. Ma quante sono le situazioni di rischio in Toscana? Qual è la mappa della crisi oggi, nel mezzo di una pandemia che purtroppo ha aggravato ancora di più le cose? Vediamo alcuni dati. Sono 37 le crisi più gravi, quelle seguite dalla regione direttamente. Arrivano a una cinquantina, considerando anche realtà più piccole e meno note. Ballano 11.500 posti di lavoro, ma considerando l'indotto si arriva molto oltre, 15-16.000 posti. Ci sono anche aziende note del settore dell'energia in difficoltà, BB Power, 1 di Terra
Terranuova Bracciolini, Elettra di Piombino, Eni di Livorno. Difficoltà per alcune aziende meccaniche e metalmeccaniche, per alcune cooperative, anche per un'azienda dei rifiuti, Rimateria. Oltre metà delle crisi sono concentrate in provincia di Firenze, 6 situazioni sono a Livorno, 3 a Pisa, le altre sono distribuite sul territorio. Ecco perché questa della GKN non può essere una battaglia isolata. Grazie ai lavoratori che stanno facendo una battaglia di dignità non soltanto per loro, ma per tutte quelle situazioni che non possono passare inosservate e che cinicamente ripercuotono sui lavoratori, cioè tutte quelle che sono scelte a volte anche incomprensibili, in questo caso di un fondo, in altri casi di multinazionali che senza umanità non si preoccupano assolutamente di quelli che sono i drammi sociali che stanno provocando. La Toscana è una regione che sta soffrendo in modo particolare, che ha delle previsioni di crescita anche inferiori rispetto alla media nazionale, che nonostante dei dati buoni sull'export però sconta purtroppo sul fronte occupazionale delle carenze. Carenze che purtroppo sono dovute sia dal fatto che questa regione sconta dei deficit infrastrutturali che certamente non avvantaggiano, comunque certamente rendono difficile anche essere attrattivi da un punto di vista di investimenti. Dall'altro c'è anche una questione che è quella ormai storica, che è il costo del lavoro, che certamente nel nostro paese è diciamo scoraggiante. È cruciale cercare di rimettere questi lavoratori nel mercato del lavoro, ed è qui la sfida più importante della regione toscana, quindi sotto il profilo della formazione e del reinserimento nel mondo del lavoro. E di certo occorre un maggiore coinvolgimento e interscambio, interrelazione con il mondo industriale. Le commissioni stanno preparando gli atti in vista delle ultime sedute del Consiglio regionale. Di particolare rilievo è la nuova legge sulle case popolari. Ci sono parametri diversi per le graduatorie. Ma una novità importante, c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale l'anno scorso che ha cassato il requisito dei 5 anni di residenza come requisito di accesso, cioè il requisito per poter far domanda di case popolari. Questo ovviamente, come sappiamo, l'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, se avvenisse anche in Toscana, coinvolgerebbe anche tutti gli atti fatti in precedenza, quindi tutti i comuni. L'ANCI ci ha scritto, abbiamo udito l'ANCI, ci ha scritto che oltre 100 comuni sono in attesa di fare le graduatorie delle case popolari, e erano in attesa perché se non risolvevamo questo aspetto rendevamo incerto tutto il percorso e quindi anche potenzialmente annullabili assegnazioni che venivano fatte in questo periodo sulla base di nuove graduatorie. Quindi è stato un elemento importante che permette di dare certezza ai comuni e di procedere velocemente a nuove graduatorie e assegnazione delle case popolari disponibili. Abbiamo, su proposta anche del gruppo di Fratelli d'Italia, rimodulato il punteggio per la residenzialità. Ma cosa prevede questo emendamento di Fratelli d'Italia che incassa il voto favorevole anche della maggioranza? Noi volevamo cambiare la proposta di legge che è stata licenziata dalla Giunta regionale, che prevedeva che chi fosse arrivato in Toscana da qualche settimana avesse le stesse possibilità di accesso a chi vive qui invece da più anni, da 3, 4, 5, 7, 8 anni e via dicendo. E quindi abbiamo proposto di introdurre un criterio che premia in graduatoria, dando più punti a chi invece è residente da più anni. Il nostro emendamento prevede nello specifico un punto per chi è residente da 3 anni e ce n'erano 0, 2 punti per chi è residente da 5 anni e ce n'erano 0, 3 punti per chi è residente da 10 anni e la maggioranza ne prevedeva soltanto 2, 3 punti e mezzo per i 15 anni, ne erano previsti 3 e rimangono invece 4 punti per i 20 anni. Dopo 20 anni, insomma, cambia poco. Per noi l'importante era marcare una differenza tra chi sta qui da anche 3, 4, 5, 10 anni e chi è appena arrivato. Per la Lega si tratta solo di un palliativo e al momento del voto finale, a fronte dell'astensione di Fratelli d'Italia, i consiglieri leghisti scelgono il no, in attesa, annuncia Giovanni Galli, di presentare in aula al momento del voto finale un maxi emendamento complessivo sulla materia. Dunque nemmeno questa modifica proposta da Fratelli d'Italia li convince. È una strada. È un'altra strada che si potrebbe percorrere, però
È logico che si va sulla premialità, non si va più sull'accesso, sul poter accedere al bando, ma nel momento in cui si va a fare tutte le varie considerazioni, loro parlano di dare un punto a chi è da 3 anni, un punto e mezzo a chi è da 2 punti, da chi è da 5 anni. No, noi riteniamo che sia giusto che si parta da un altro presupposto, cioè premiare, ripeto, chi da tanti anni è sul nostro territorio, beh, anche addirittura chi da tanti anni si trova in Italia, chi ha la residenza in Italia, credo che sia giusto che queste persone siano premiate, abbiano un punto, una valutazione diversa rispetto a chi arriva da una settimana o chi arriverà domani. La stessa commissione che si occupa sia di sanità che di sociale ha affrontato anche il tema delle residenze per anziani, in particolare per quanto riguarda il personale, e poi ha continuato il monitoraggio puntuale della campagna dei vaccini, proseguendo le audizioni anche in vista degli stati generali della salute. Sull'andamento dei vaccini in particolare restano criticità? Ma mi pare che ora la criticità è semplicemente legata alla quantità di vaccini. Ecco, il meccanismo funzionava, funziona, ora sono state riaperte anche le prenotazioni, il sistema funziona bene, è ovvio che si dovrà partire con i pediatri, con altri canali di vaccinazione, penso alle vaccinazioni in aziende che c'erano da diversi accordi e dovevano partire, ma la quantità di vaccini così scarsa ha bloccato la potenzialità che la campagna avrebbe avuto anche in queste settimane. In questi giorni si insedia anche la commissione d'inchiesta che nelle istanze dell'opposizione dovrà verificare cosa non abbia funzionato nella prima parte della vaccinazione. Ci aspettiamo che venga fatta chiarezza sui molti passaggi della campagna vaccinale che non sono andati bene nel corso di questi mesi e purtroppo dobbiamo dire che sono stati molti. Ancora oggi soltanto il 65% dei toscani ha ricevuto la prima dose, quindi è evidente che continuiamo tuttora a soffrire di quello che è andato male in questi mesi. Riuscire a capire servirà per individuare e sanzionare le responsabilità personali, ma soprattutto per non commetterne altri nelle future eventuali campagne che si dovranno tenere. Ma quanto preoccupa oggi l'aumento dei contagi che, seppure in forma non ancora drammatica, si registra qui da noi? L'aumento dei contagi è abbastanza naturale, in conseguenza all'allentamento, se Dio vuole, delle misure di contenimento. Io l'ho sempre detto, lo continuo a dire ora, dobbiamo tenere d'occhio cosa succede negli ospedali più che cosa succede nei contagi, perché se il Covid è un raffreddore è un conto, se il Covid ti porta in terapia intensiva e da quel punto potenzialmente diventa una malattia mortale, chiaramente è un conto completamente diverso. Quindi si deve tenere d'occhio con grandissima prudenza cosa succede con gli accessi in ospedale e in terapia intensiva, e per ora la situazione è una situazione assolutamente buona e assolutamente sotto controllo. Il che non significa che non si debba controllare quel dato, ma il dato da tenere presente è quello. Focus sulla geotermia, l'energia rinnovabile di cui la Toscana è leader mondiale, nella Commissione di Sviluppo Economico dove è intervenuta l'assessore Monni, che ha detto con chiarezza che la prima risposta della Toscana all'esigenza della transizione ecologica si chiama geotermia e la transizione energetica può avvenire grazie a questa risorsa enorme della nostra regione. La questione aperta resta quella del rapporto con il territorio, che deve essere virtuoso, mai conflittuale, però già oggi, dice Monni, la nostra regione ha messo in atto politiche e varato norme che garantiscono la tutela ambientale. Nella Commissione Ambiente invece si è parlato della svolta green del piano di ripresa e resilienza, insomma il nostro recovery plan, con l'intervento del consigliere delegato Anselmi. Cosa sono gli ITS, gli istituti di istruzione tecnica superiore? Lo spiega bene una consigliera ex insegnante. Gli ITS sono gli istituti tecnici superiori a cui si accede con un diploma, quindi sono rivolti a ragazzi diplomati fino a 29 anni. Sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere, tipo la filiera dell'oro, la filiera della pelletteria, dell'agroalimentare, eccetera. In Toscana, così come in tutta Italia, sono gestiti da fondazioni a cui fanno parte comuni, enti locali, camere di commercio, privati anche, che gestiscono questi corsi. C'è in questo momento alla Camera
una legge per cambiare un po' qualcosa, perché si è visto che in Italia sono poco frequentati. Per farvi un esempio, in Germania sono 1 milione di ragazzi che li seguono, in Italia 20.000. Adesso, su proposta della Presidente della Commissione Cultura, tutta l'Assemblea approva una risoluzione per valorizzare i DTS, per far sì che possano esprimere le potenzialità che hanno nel mercato del lavoro di oggi e di domani. La formazione professionale terziaria cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province, ai settori industriali, perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Si registrano alcune sottolineature, ci sono evidenziazioni di questo o quell'aspetto, ma di certo è un fronte condiviso, quello di chi chiede di sostenere appieno questi ITS. Gli ITS sono degli istituti di formazione importante, di istruzione secondaria superiore, che consentono ai ragazzi, una volta usciti dalle scuole superiori, di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro, per arrivarci in maniera professionalizzata, per fare anche dei percorsi di crescita personali. Esistono 7 fondazioni in Toscana, tante delle risorse comunitarie che verranno investite nei prossimi anni. Noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazione altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante, ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e regione, per cercare, mediante questi processi di formazione, di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali. Questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale sì la professionalizzazione specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate, perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in continua evoluzione. Ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni, quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spese queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta. Nell'ultima seduta si è tornato a parlare anche delle aree interne maggiormente disagiate, con una mozione del gruppo del PD approvata poi da tutti. Questo atto intende vincolare la Giunta a dare attuazione a una decisione già assunta dalla Giunta Rossi, ovvero quella di superare la definizione delle aree montane destinatarie di risorse dedicate, ma individuate attraverso esclusivamente il criterio del confine amministrativo, per ricomprendere invece anche aree montane di centri di comuni urbani. Faccio un esempio per capire: l'abitante di Orsigna o di Pracchia ha una condizione socio-economica e di vita molto più simile a un abitante di San Marcello che non a un cittadino del centro storico di Pistoia. Ecco, questa mozione va proprio nella direzione di sancire questo principio e di far sì che quei territori, comunque ricompresi in comuni urbani, non c'è solo Pistoia in Toscana, possano beneficiare di queste risorse dedicate, la cosiddetta area leader, con le quali sviluppare politiche di crescita. La parola anche all'opposizione, a chi fa parte di questa commissione, e sostiene che di strada da fare in realtà ce n'è purtroppo ancora molta. Purtroppo di fronte alla sfida appunto anche dei fondi europei, ancora ad oggi non sappiamo esattamente quanto arriverà in Toscana, però le risorse devono essere spese presto e bene, e questo presuppone che ci siano dei progetti. Sulle aree interne certamente questo è ancora più amplificato. Vi faccio un esempio, la questione delle scuole, dell'edilizia scolastica, la questione delle infrastrutture, sono partite aperte che certamente insomma debbono trovare poi del sostegno adeguato, per non parlare poi di tutte quelle che sono le aree più prettamente montane
che naturalmente hanno scontato anche questo difficile momento e quindi questa crisi economica che ha ancora più come dire, depresso certi territori da un punto di vista economico. Quindi è un discorso che andrà affrontato, a mio avviso, anche perché c'è unità di intenti su questo, in modo molto più approfondito. Noi ci ritroviamo qui su Telegram Ducato venerdì prossimo alle 21:15 dopo il TG della sera.